Ci troviamo con Veronica Giammarera Nikasiev, siamo a Milano, presentazione della tappa fiemmese della combinata nordica, una tappa per voi storica, vabbè, per entrambe la gara di casa, quindi immagino sarà veramente molto sentita. Che significa intanto essere qui oggi davanti a tanta gente, presentazione peraltro anche di Tour de Ski e Marcialonga? Per quanto mi riguarda è stata una grande emozione, infatti fino a pochi minuti prima di salire sul ring ero abbastanza in ansia, perché comunque non ci è mai capitato di essere davanti a delle persone così importanti anche per il nostro sport, quindi ci tenevo anche a fare bella figura. Però è una grande emozione, vuol dire che finalmente hanno capito il messaggio che vogliamo dare, quello di fare sport, di divertirci, di far divertire, quindi questa secondo me è la cosa più importante. Bello, no? Essere qui, vedere anche tanto spazio dato al vostro sport a poco, insomma, no? Dalla prima assoluta in Val di Fiemme. Sì, è bello perché fa vedere che un po' tutto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso per farci sentire anche noi sta venendo fuori pian piano e tanta gente ci sta ascoltando, tante gare sono state messe nel nostro nuovo calendario e questo è comunque un qualcosa in più per la nostra disciplina che sta crescendo passo per passo. Cosa significa? Ci hai pensato gareggiare sotto casa in Coppa del Mondo di combinata nordica? L'avresti mai immaginato anni fa? Immaginato no, ma sperato sì. Comunque già c'era la speranza di una Coppa del Mondo femminile. Dall'anno scorso che è stata messa nel nostro calendario, questa speranza è diventata sempre più realistica. E è un'emozione forte sicuramente, però d'altronde come tutte le altre gare, perché ogni gara bisogna dare il meglio di se stessi. In casa ci sarà più supporto da parte del pubblico, però l'importante è rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare noi e poi quello che verrà, verrà. Hai già invitato un po' di amici per la gara? Okay. Tua mamma sicuro c'è, anche se mi diceva che sarà troppo impegnata per seguirti. Sì, infatti, proprio ieri sera ne parlavamo che ha detto no, ci sarà lo stadio, quando salterete voi e quando sceglierete voi ci sarà lo stadio muto per guardarvi e per seguirvi. Ho detto non sarà così, perché so già come andrà a finire, però sì, sto già facendo propaganda perché penso sia importante, ma non solo per noi di casa, ma per tutti, per far vedere che comunque l'Italia c'è, è interessata a questo. A proposito, Italia interessata, abbiamo Anika qui, Fiamme Oro. Tu, carabinieri, vedete anche Daniela, esercito, insomma, i corpi sportivi stanno puntando anche sulla combinata nordica femminile. Fa piacere anche questo. Sì, secondo me questa è stata un'altra svolta per il nostro sport all'interno, diciamo, nella parte nazionale, perché vedere che comunque tre corpi diversi hanno interesse per noi e ci hanno accolte così a braccia aperte, vuol dire che ci credono, che c'è fiducia e noi siamo ancora più motivate a dare ancora di più il meglio di noi stesse. E allora, manca poche settimane al via, andrete in Norvegia a dicembre, a inizio dicembre. L'emozione, cosa provi prima del via, peraltro gareggiare in Norvegia? Sì, allora prima di andare a fare gare ci fermeremo nel tunnel a Stoccolma per fare le ultime modifiche per arrivare al meglio sul trampolino. L'emozione è tanta, siamo al via della prima vera Coppa del Mondo femminile. Sì, poi in Norvegia, a Lillehammer non sono mai stata, però tutti mi parlano bene, quindi non vedo l'ora di arrivare e vedere un po' com'è la situazione lì. Sì, poi ci saranno anche le altre gare, un po' sono molto contenta perché per la prima volta staremo via tanto tempo insieme, anche perché abbiamo Lillehammer, Utepe e Ramsau tutte in coda e quindi sì, sono molto entusiasta per questa partenza. E tu invece, Veronica? Sei pronta, insomma, per Lillehammer? Ma è pronta, sì, nel senso che ho lavorato per questo, poi ovviamente l'emozione è tanta, quindi vedremo cosa succede, però come ha detto Annika, il bello è anche pensare che finalmente ce la possiamo godere, possiamo stare tra di noi e avremo queste 4 settimane molto intense e sinceramente io sono quasi più felice di quello che neanche delle gare.